Amici del Miaggio New York, oggi vi parlo di 10 cose che amo di Bryant Park. La prima sono i tavoli con le sedie dove potete sedervi e rilassarvi. La seconda è questa giostra con i cavalli che finalmente ha riaperto dopo tanto tempo. Vorrei tornare bambino solo per andare su questa giostra. Terza, amici, è questo bellissimo prato. Qui prima c'era la pista per pattinare, adesso c'è un prato dove potete sdraiarvi, si fanno un sacco di attività. Questo prato mi fa impazzire. Quarta, amici, è questa barriera di grattacieli che si vede da qua, tra cui spicca l'edificio, il grattacielo di Bank of America. Quinto sono i giocolieri che si incontrano spesso qui dietro la Public Library. Sesto, questo ristorante fantastico proprio nel centro di Bryant Park, che davvero viene voglia di sedersi e di godersi un bel pranzetto, una bella cena. C'è anche un rooftop sopra, ma adesso sono tutti fuori perché davvero con quest'aria che si respira viene proprio voglia di mangiarsi qualcosa di buono qui tranquillamente, in perfetta solitudine, magari no, anche accompagnati. C'è anche quell'altra parte là, sono veramente decine di tavoli e come potete osservare sono praticamente tutti pieni. Settimo, i giocatori di ping pong. Guardate come sono bravi. Ottavo, le toilette storiche di Bryant Park che sono pulitissime. Quando devo venire al bagno vengo proprio qua. Sono il Bryant Park Caffè, dove potete venire e rilassarvi. Guardate che carino. E siamo proprio dietro la Public Library che va visitata. 10, amici, questo cammino qua naturalistico molto molto bello. Bello. E infine, amici, per concludere questo giretto vi mostro questo posticino dove mangiare degli ottimi waffle. Questi sono i mercatini di Natale, sono ancora aperti perché è stato un anno molto particolare, insomma non c'è stato tanto flusso, quindi li hanno lasciati aperti per maggior tempo. Però di solito questi mercatini si vedono solo a dicembre. Guardate che carina questa artista che disegna tutte queste cose, che vi danno proprio la sensazione di essere a New York. Bello. Miei amici, purtroppo è spenta, ma questo è uno dei simboli di Bryant Park. Quando fa freddissimo, questa fontana è praticamente gelata. E l'ultima cosa, spesso fanno delle classi, delle lezioni su come fare le bolle, ma fanno tante altre lezioni. Qua avvisano i giorni in cui li fanno, alle 2 il martedì e il giovedì, per esempio. In quest'angolino invece vedete delle persone che protestano, sono colombiani che protestano contro la riforma tributaria in Colombia. C'è stato anche uno sciopero nazionale, la gente è scesa in piazza, la polizia ha reagito, ci sono stati morti e feriti. Ma con questa immagine, vedete, disegnano la bandiera colombiana, vi voglio far capire SOS Colombia, come New York è la capitale di tutti, è la città dove tutto ciò che avviene del mondo ha una eco. Perché? Perché in questa città ci sono cittadini davvero di tutto il mondo ed è facile trovarsi dinanzi a queste scene.